Poracci, bravissimi che mi avete riconosciuto Street Fighter Cross Tekken al volo. Francesco è stato il più veloce di tutti, mentre Bafio, porca miseria, ha dato la risposta più sbagliata in assoluto. Ora non potrò fare a meno di pensare a Clash Royale ogni volta che giocherò a Street Fighter. Maledizione. Bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Jesus, stay back! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi nel 2021 e che molto probabilmente continuerà anche nel 2022. Questo video sarà ricchissimo di numeri. Ve ne snocciolo un paio. Quasi 5 anni di presenza sul mercato, oltre 100 milioni di console vendute e una libreria composta da centinaia di gioconi. I numeri di Nintendo Switch fanno impressione e il trend positivo della console Nintendo non accenna a fermarsi. È molto probabile che saranno tanti i nuovi utenti a unirsi alla famiglia della console ibrida questo Natale. Quindi ho pensato di fare in questo video una guida definitiva all'acquisto su Nintendo Switch. Quali sono i giochi da avere assolutamente su console ibrida? Beh, secondo me non avrebbe senso fare semplicemente una top 10 dei giochi migliori in assoluto. Veramente possiamo dire che un Breath of the Wild sia migliore di Super Mario Odyssey? Che Smash Bros. Sia più divertente di Animal Crossing? O che Metroid Dread sia da preferire a GTA? Beh, no, oddio, questo sì, lo possiamo dire. Si tratta ovviamente di gusti personali e stilare una classifica dei must buy è un territorio molto spinoso. Per questo ho deciso di strutturare il video in modo un po' particolare. Vi presenterò alcuni dei capisaldi della libreria Switch. Cercheremo di capire insieme se possono sposarsi con i vostri gusti da videogiocatori e in caso vi consiglierò delle alternative meno conosciute. Ovviamente la libreria Switch è enorme e io inizio a perdere colpi. Perdonatemi da subito se dimenticherò di menzionare il vostro titolo preferito in assoluto, ma i commenti servono proprio a questo. Fatemi sapere qua sotto, secondo voi, quali sono i titoli imprescindibili da avere assolutamente su Switch. Un compito semplice, quasi quanto la conquista non violenta di YouTube Italia. Aiutatemi in questa impresa, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, questo sarà un video lunghissimo, quindi iniziamo! Anche se avete vissuto sotto una roccia negli ultimi 5 anni, è probabile che prima di acquistare Nintendo Switch abbiate sentito parlare di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Si tratta di un capolavoro? Sicuramente. È uno dei giochi più importanti degli ultimi 10 anni? Senza ombra di dubbio. Va acquistato per forza? Direi di sì, ma prima cerchiamo di capire di che gioco si tratta. Libertà. Questo è il termine che userei per descrivere Breath of the Wild con una sola parola, o anche esplorazione, o interattività, o Link, vabbè, avete capito. L'ultimo capitolo di The Legend of Zelda è una reimmaginazione del classico gameplay della serie attraverso i canoni dell'open world. Si tratta di un action adventure dal respiro ampio, anzi selvaggio, che pone il giocatore in un mondo vasto e sconfinato da esplorare senza imporre una meta precisa o un percorso obbligatorio per raggiungere i propri obiettivi. Quello che separa Breath of the Wild dagli altri open world è l'interazione con l'ambiente, la capacità di esplorarne liberamente ogni angolo e di incidere sul mondo di gioco tramite l'interazione con le leggi della fisica. Si tratta di un'esperienza dispersiva e complessa nella sua semplicità, magari che non saprà catturarvi nell'immediato, ma una volta entrati nel mood del gioco sarà difficile staccarvi. Ci sono due DLC che espandono in modo interessante l'avventura principale, un prequel a mio avviso abbastanza trascurabile che cambia anche l'impianto di gioco trasformandolo in un musou alla Dynasty Warriors e anche qualche emulo degno di nota. Immortals Phoenix Rising è un porting decente di un titolo palesemente ispirato a Breath of the Wild che ricontestualizza tutto il paesaggio di Hyrule nell'ottica dell'antica Grecia e del suo Pantheon. Non prendetelo come un semplice clone, è un gioco che ha una sua dignità e saprà sorprendervi grazie a un gameplay fluido e variegato e anche a dei dialoghi divertenti. Simili in portata, ma diversi nel gameplay, ci sono gli open world di Skyrim e The Witcher 3. Anche in questo caso si tratta di porting di titoli presenti anche su altre console, ma immergersi in degli open world così vasti in portabilità ha un fascino che difficilmente troverete su altre piattaforme, anche se la grafica non è altrettanto convincente.
Se siete invece dei giocatori di vecchia data e siete rimasti in parte delusi da Breath of the Wild, a parte che siete dei pazzi, ci sono comunque delle alternative che possono fare al caso vostro se siete in cerca di un'esperienza più in linea con i canoni della serie di Zelda. Il remake di Link's Awakening è una modernizzazione di un grande classico apparso per la prima volta su Game Boy e incarna perfettamente lo stile degli Zelda a partire da Link's to the Past in poi. Come? Non avete mai giocato a Link to the Past? Beh, ma allora vi consiglio di farvi l'abbonamento base al Nintendo Switch Online. Questo servizio non solo consente di giocare a titoli multiplayer online, ma inoltre mette a disposizione due cataloghi dedicati al retro gaming, la libreria del NES e quella dello SNES. Si tratta di console di vecchia data, ma se avete in voi lo spirito della riscoperta, soprattutto nel catalogo Super Nintendo, troverete delle chicche niente male. Altrimenti, se volete la massima espressione di uno Zelda classico, in un'edizione rimasterizzata che risolve tutti i problemi della versione originale, non lasciatevi sfuggire Skyward Sword HD. Per dirvi, io la versione per Wii l'ho sempre detestata, mentre la remaster su Switch è uno dei titoli che più mi ha convinto quest'anno. Ci sono però anche delle alternative meno costose che in alcuni casi non hanno nulla da invidiare alla saga di Zelda. Come non citare il bellissimo Okami HD, titolo che se la batte ad armi pari con Twilight Princess, poi Darksiders 1 e 2 se cercate qualcosa di più dark, e anche Hyper Light Drifter se avete voglia di affrontare una bella sfida in salsa pixel art. E dopo Zelda è doveroso parlare di Mario. Il re dei platform è stato protagonista di svariati titoli su Switch, alcuni nuovi di zecca mentre altri ripescati dal passato dell'icona Nintendo. Vediamo quali sono i più meritevoli. Non giocare a Mario Odyssey è una vera eresia. Per me si tratta del miglior titolo in assoluto su Nintendo Switch, un platform in tre dimensioni divertente dall'inizio alla fine, fluido nei controlli, graziato da un art style ispiratissimo e pieno zeppo di cose da fare. Sul serio, sebbene non abbia alcun tipo di legame nostalgico con questo capitolo, credo che sia il platform in tre dimensioni che preferisco di Mario e lo metto sopra anche a Galaxy. Tra l'altro Galaxy lo potete trovare nella 3D All Stars Collection, una raccolta di tre giochi storici che oltre al capitolo Wii segna il ritorno di Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. Si tratta purtroppo di un'edizione un po' pigra, ma i giochi rimangono di grandissimo valore e anche se in teoria dovrebbe essere stata ritirata dal commercio il 1 aprile, ad oggi si trova ancora con facilità nei negozi. Poi assolutamente non fatevi scappare la remaster di Super Mario 3D World, titolo uscito su Wii U che non si era filato nessuno all'epoca. Questo è un po' il punto di unione tra i due filoni principali dei platform di Mario e presenta un gameplay che è un mix tra gli episodi in 2D e 3D a cui si aggiunge un multiplayer molto divertente. Come se non bastasse, la riedizione aggiunge anche una sorta di espansione, Bowser's Fury, che mostra le potenzialità di un gameplay open world applicato alla tipica formula di Mario, un'esperienza breve ma fenomenale. Doveroso citare anche l'avventura che vede come protagonista il fratello di Mario, ovvero Luigi's Mansion. Graficamente ci troviamo di fronte a uno dei picchi più alti raggiunti su Switch, ma poi anche il gameplay è qualcosa di stratosferico. Soprattutto se giocata in coop, Luigi's Mansion è un'avventura sorprendentemente longeva, ben più di 10 ore, che non presenta neanche una fase di stallo o un momento morto. Un titolo che vi divertirà dall'inizio alla fine. Parola di Poro. Volete un'alternativa indie? Beh, ma allora Ahead in Time è quello che fa per voi. Lo trovate sull'eShop e a volte viene anche scontato, da recuperare appena finiti i giochi di Mario. Passando ai Mario in 2D, io proprio non ce la faccio. Per me, New Super Mario Bros. U Deluxe non è un gioco brutto in assoluto, ma è abbastanza evitabile. O meglio, recuperatelo dopo che avete giocato altro. Donkey Kong Tropical Freeze, ad esempio, è considerato da molti come l'apice massimo raggiunto dai platform in due dimensioni. La sfida è bella tosta, ma su Switch è stato aggiunto un personaggio che è una sorta di modalità facile, che rende accessibile il gioco proprio a tutti. Non mi stancherò mai di consigliare anche Yooka-Laylee and Impossible Lair, un altro gioco a scorrimento laterale che prende a piene mani dall'epoca d'oro del Super Nintendo e trasporta tutto in un contesto moderno. Si tratta di un piccolo, grande classico, però recente. Momento relax. Se vivete il gaming come un'oasi felice, in cui rifugiarsi per rilassarsi e staccare dai ritmi estenuanti della quotidianità, ho due parole che fanno per voi. Animal Crossing, a cui poi ne aggiungiamo altre due. New Horizons. Quello dei Life Sim è un genere molto particolare, più che altro perché ogni titolo appartenente a questa categoria alla fine è una realtà a sé stante,
Difficile quindi descrivere in poche righe la magia di Animal Crossing, un gioco che concretamente non vi chiede di far nulla, ma in cui vi potrete perdere per centinaia di ore senza neanche accorgervene. Ci sarà un motivo se è uno dei titoli più venduti su Switch e per molti ha rappresentato una salvezza durante il primo lockdown. Entrare oggi nell'isola di New Horizons significa ritrovarsi di fronte a un contenitore immenso che a un anno dalla sua uscita ha accolto numerosi aggiornamenti gratuiti e anche un DLC a pagamento che è una sorta di editor di interni. Se poi vi stufate e volete altro, aprite l'eShop e prendetevi Stardew Valley e ricominciate una nuova vita da capo. All'infinito. Il titolo più venduto in assoluto su Switch è Mario Kart 8 Deluxe ed è probabile che anche voi lo abbiate già comprato, magari in doppia copia, ancora prima di avere la Switch. Ma si tratta di un acquisto così fondamentale? Beh, questo sicuramente sì. Poco importa se si tratta di una remaster di un gioco uscito nel 2014. La versione deluxe di Mario Kart 8 continua ad appassionare i giocatori da tutto il mondo ancora oggi, a quasi 5 anni dalla sua uscita. La formula è semplice, è quella immortale del gameplay arcade immediato e frenetico che dà il meglio di sé in multiplayer, sia in locale che online. Ci sono tantissimi personaggi, modalità multigiocatore, possibilità di personalizzare l'assetto dei veicoli e un gameplay che non taglia fuori nessuno, anche i piloti meno esperti. Se vi siete stufati di Mario Kart, ci sono però alcune valide alternative su Switch, anche se nessuna raggiunge le vette qualitative del titolo Nintendo. Potete dare un'occhiata a Crash Nitro Fueled, spesso in sconto, e anche a Team Sonic Racing, altro gioco proposto a prezzo budget. E visto che stiamo parlando di party game, beh, i giochi in multi sono il regno di Switch. E ne abbiamo veramente per tutti i gusti. Ecco i migliori. Mario Party è una serie storica di Nintendo, una sorta di gioco dell'oca dove tra un turno e l'altro i giocatori si sfidano a suon di minigiochi. Vi consiglio Mario Party Superstars, non solo perché è una collection dei migliori elementi apparsi negli oltre 20 anni di storia della serie, ma anche perché, rispetto a Super Mario Party, presenta numerose opzioni di personalizzazione delle partite che ne velocizzano notevolmente il ritmo. 51 Worldwide Games è tipo il party game definitivo che nessuno conosce. Sul canale ne ho già fatta una lunga recensione, ma immaginatelo come una raccolta di 51 giochi diversi. Si va dai giochi di carte fino ad esperimenti come freccette e hockey da tavolo, tutti graziati da un'estetica molto convincente. Le musiche che uso come sottofondo dovreste riconoscerle. Acquisto obbligatorio anche per Super Smash Bros. Ultimate. Ok, ok, molti diranno che non è un party game ma un picchiaduro, ma io allora rispondo. Smash è entrambi, ma soprattutto è divertente. Ed ecco come riassumere tutto il gameplay e la serie di Smash in solo 5 parole. Personaggi Nintendo che si menano. Un crossover enorme, un roster sconfinato e forse uno dei miei titoli preferiti in assoluto per la console ibrida. Consigliato senza alcuna riserva. Se invece siete più tipi da multiplayer online, Splatoon 2 e il 3 di prossima uscita fanno al caso vostro. Uno dei pochi successi di Nintendo in questo campo, Splatoon è diventato rapidamente uno dei brand di punta della scuderia Nintendo, a differenza di ARMS che proprio non riesco a consigliare. E un po' di straforo metto in questa categoria anche l'hunting game di Capcom Monster Hunter Rise, uno dei campioni di vendita del 2021 di Switch, altro gioco immenso che dà il meglio di sé in cooperativa online e che l'anno prossimo riceverà anche la sua prima espansione, da recuperare assolutamente. Passiamo al capitolo dei Metroidvania. Ok, sì, è un video consigli, ma è giusto che anche i nuovi giocatori vengano introdotti a questo genere un po' di nicchia, ma che ha le potenzialità per appassionare tutti i tipi di utente. Fatevi quindi un favore e provate Metroid Dread, una di quelle esperienze che vi rimarrà dentro, nonostante la durata relativamente breve. Con Metroidvania si intende solitamente un genere di action in due dimensioni incentrato sull'esplorazione che presenta una vasta mappa intricata e interconnessa. In questo Dread è uno dei massimi esponenti del genere, categoria che non a caso prende il nome proprio dalla serie. Potete provare la demo se avete qualche dubbio, ma se vi piace, dopo averla acquistato, si aprirà un mondo di possibilità su Switch. Quindi recuperate subito dopo immediatamente Hollow Knight, produzione indie così mastodontica da aver invertito i rapporti padre-figlio secondo alcuni, i due Ori
che volendo trovate anche su Xbox, ma qui su Switch in portabilità sono una vera goduria, Blasphemous, altro indie, questa volta cruento, a livelli inimmaginabili, e anche i due Guacamelee, tutti titoli che molto spesso finiscono in sconto su eShop, quindi tenete sempre un occhio aperto. Ma poi ci sarebbero anche Iconoclast, la Castlevania Advance Collection, Yoku's Island Express e tanti tanti altri. Veramente, quello di Metroidvania è un genere pieno di gioconi su Switch, quindi avrete veramente l'imbarazzo della scelta. Purtroppo sapete quale genere non è rappresentato a dovere su Switch? Quello degli sportivi, in particolare quello dei giochi di calcio, che per molti può essere un problema, soprattutto in Italia. Quindi mi dispiace, ma non posso consigliarvi FIFA 22, e il problema è che non ci sono neanche alternative valide. FIFA su Switch è l'ombra del gioco presente su altre console. In più, ormai da 3 o forse 4 edizioni, EA non fa altro che riproporre lo stesso gioco etichettandolo come Legacy Edition, che in poche parole significa il titolo dell'anno scorso con i menu diversi e le rose aggiornate. Se siete in astinenza da calcio potete provare il titolo di Captain Tsubasa, ma è tremendamente arcade, oppure il gestionale Football Manager, ma questo andrebbe goduto su PC. Per gli sportivi in senso stretto, insomma, non c'è grande scelta. Sono messi un pochino meglio i giochi di corse, con Need for Speed, Burnout Paradise e Hot Wheels Racing, ma si tratta in gran parte di remaster e comunque di titoli presenti su tutte le altre piattaforme. Non scegliete Switch se siete in cerca di sportivi, ma se volete rimanere in forma e legare il divertimento all'attività fisica, c'è sempre Ring Fit Adventure, quello che potremmo definire come l'erede spirituale di Wii Fit, solo che questa volta è anche divertente da giocare. Lo stesso discorso degli sportivi lo possiamo applicare anche ai GTA su Switch. Sebbene su Switch ci sia un GTA, ma non ve lo posso consigliare. Infatti su console ibrida non c'è GTA 5, ma solo la Trilogy, ovvero la raccolta che contiene i 3 episodi storici usciti su PS2. Evitatela assolutamente, si tratta di versioni di una qualità imbarazzante, che forse sfigurano anche di fronte agli originali per PlayStation. Potete comunque dare una chance a Lego Undercover, una sorta di GTA in salsa umoristica sorprendentemente divertente, anche se ottimizzato un po' da schifo, e il porting di Saints Row 4, ovvero un GTA folle e demenziale che in questi giorni è praticamente regalato su Nintendo eShop. Ci avviciniamo alla conclusione ed è doveroso parlare anche di Pokémon, una delle serie di punta della scuderia Nintendo. A quale titolo dare la priorità? Sapete, io non sono un grande fan della serie, ma ho comunque provato tutto quello che il brand ha da offrire su console ibrida. Non si tratta di titoli eccelsi in nessun caso, ma gli appassionati avranno di che divertirsi. Per esperienze classiche consiglio assolutamente i remake appena usciti, Diamante Lucente e Perla Splendente, poi eventualmente di passare a Spada e Scudo, titoli molto più moderni, ma allo stesso tempo più imprecisi e imperfetti. Se invece volete qualcosa di più semplice, immediato e dal ritmo più incalzante, ci sono i due Let's Go, che però non sono visti di buon occhio dai fan di lunga data. Altrimenti c'è sempre Pokémon Unite, il fenomeno mobile dell'anno. Si tratta di un MOBA, quindi di un gioco in stile League of Legends che ha saputo conquistare milioni di appassionati in pochissimo tempo. Tra l'altro si tratta di un free to play, quindi dategli una chance perché è gratuito. E i Pokémon ci hanno aperto la porta per parlare dell'ultima sezione di questo video, ovvero il genere dei JRPG. E su Switch ne avrete a bizzeffe da giocare. Partiamo con i rappresentanti più classici del genere. Dragon Quest 11 è un vero pezzo da 90, l'ultimo uscito di un brand che ha sostanzialmente inventato il genere. Se i combattimenti a turni vi risultano un po' indigesti, correte subito a recuperare Xenoblade Chronicles, andando prima con la Definitive Edition e poi con il secondo capitolo più espansione. Se questo tipo di combat system vi convince, allora date un'occhiata anche a Final Fantasy XII The Zodiac Age, ovvero la remaster di uno dei miei capitoli preferiti della saga di Square Enix. Shin Megami Tensei 5 è già un classico nonostante sia uscito il mese scorso, ma aspettatevi una sfida per nulla accomodante in questo capolavoro dalle tinte dark di Atlus. Per me si tratta di uno dei migliori giochi del 2021, ma forse non è adatto ai neofiti del genere. I nostalgici invece devono buttarsi a capofitto su Octopath Traveler, che è sostanzialmente una reimmaginazione dei JRPG apparsi su Super Nintendo, un vero tuffo al cuore, e finirlo così in tempo per provare subito dopo Triangle Strategy di prossima uscita, che sarà una sorta di successore
spirituale di Octopath, ma questa volta proponendo un gameplay che abbraccerà lo stile dei tattici. E anche in questa sottosezione ho qualche bella esclusiva di peso da consigliare. I puristi del genere devono per forza recuperare Fire Emblem Three Houses, l'ultimo mastodontico capitolo della saga creata da Intelligent System, mentre chi è in vena di un titolo più leggero ma sorprendentemente profondo deve assolutamente dare un'occhiata a Mario Rabbids Kingdom Battle, di cui tra l'altro è previsto un seguito, Sparks of Hope, in uscita per il prossimo anno. Ora ci io mi devo fermare anche se un po' mi mangio le mani. Ci sono ancora tantissimi titoli da consigliare come Hades, Pikmin, Rayman, Captain Toad, Astral Chain e un'infinità di altri. Quindi passo la palla a voi. Quale titolo consigliereste a chi ha appena comprato la console? Quali sono i giochi che secondo voi meritano il titolo di miglior gioco su Switch? Vi aspetto qua sotto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo anche a questo lunghissimo video. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video o anche a una live che non so quando si farà. In ogni caso voi fate bravi, riposatevi, nerdate duro e poi nerdate duro di nuovo. Io sono il Poro Switch, Michele Top, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Momento relax. Se vivete il gaming come un momento relax. Se vivete momento relax. Se vivete momento relax. X.